Spiegate la corona. Anche perché se la guardi di là vedi che è lisciata. Non è il polso. Mettigli sotto un altro sasso piatto. E qua piegata, va. Ce l'hai di qualcosa? Mettigli sotto questo. È qua piegato, abbiamo già visto. Tirala su un secondo. Tirala su, calmato. Piano perché magari l'ergano si rompe. Tieni davanti. No, è difficile che lo spazio. Metti il folle. Vai dentro così, Pietro, così la tiri, capito? Perché? Metti un perno, qualcosa da qua, gli dai un colpo di là e la pieghi. Se a tirarla la forzi. Ti ricordi la tua, Vito? Su al bisbino? Si è rotta. La piegata di più di questa. E se era rotta? No. Ma perché non va? No, ma basterebbe un da drizzarla un po', un tirarla un pochino. Leverino, tu esageri. Tira fuori il tuo leverino che lo vediamo. C'è lì è piccolino. Vabbè, piccolino, penso che è duro. Cosa vuoi fare? Oh, avete visto che vasca elettromassaggio si è fatto questo? Mica ci invita. Tu hai buttato in piedi un butifere che non dice più. Ma io non penso, non ho mica fatto. Hai buttato un butifere, poi ho risposto 4 scemo. Io non l'ho visto. Io che mi diverto, per carità. Ma proprio lui parla, Ciccio Bello. Ma se anche. Ah, no, lui si è staccato. No, è sorta questa. Ma che vagliate che hai preso. Sì. Dai, la picchiamo di qua, la si beviamo. Io canto proprio Ciccio Bello parla. Allora, lasciali così un secondo. Vi lamentate, è caldo, freddo, si sta facendo di bene. Bisogna appoggiarlo qua e piegarlo in fuori. Sì, ci vuole un i ferri. Pinza. Ma la pinza non lo so. No, è qua, Pietro. È col pezzettino qua, Vedi che è qua. La punti qua, gli dai un colpo, si piega. Esatto. Io non c'ho la. Ma non riesci, Seve. Fa la mano, non c'è più. Non riesci con il legno. Cominci. Un cacciavite qualcosa. Un po' hai capito? Lo puoi anche mettere dentro qua e fa leva. Non dire. Bravo. Non ti spaventare per l'inchiesa, vai. Vai, Pietro. Visto, non ce n'è più la tenaglia che avevi quella volta. Ma così non ce la. Qua devi picchiarla. Tu devi guardare sempre come la punti giù e poi lo è già troppo. Guardalo dov'è. Con un sasso. Guarda, ti salta giù, però. Non fa in tempo a prendere il colpo. Perché? Me è meglio così, Pietro, entrare così, guarda. Bravo. Così. Ma ce ne vuole una lunga. Così dove si anche tira giù la catena. Prendi una chiave inglese e fai doppia forza, fai doppia leva. Lasciarla, guarda un po' se riesce a fare. Ce l'hai la chiave inglese? Quella lì è forse meglio. Per me devi tirare giù la catena. Ah, ma quello. No. Contrario. Ecco così, bravo. Sì, è giusto. Così. Ah, da solo, però far la forza qua. Tira, Sieve, tira. Tira! Tira che va a casa Pietro! Tira che va a casa Pietro! Devi prendere il colpo, se no non la. Ce l'hai l'altra chiave, non ce l'hai che io. Puntala un po' più bassa. Cacciavite grosso. Dai! O si spacca la chiave che fa schifo. Una corona, ma non è possibile. No, la corona è difficile. È bello mettere giù la catena, ragazzi, se non ce la fai, perché la catena fa l'ammortizzatore. Tira da via. Prova a girare una. Fai giro, fai giro. Bene che fai. Aspetta. Agitato, vabbè. Tanto oggi siamo qua tutto il giorno. Volete, tu andate, io torno indietro. Ma forse non ci arrivi. No, vabbè, in qualche modo, un pezzettino. Quel pezzettino qua. Allora. Come hai fatto prima? Bravo. No, qui le zone le conosciamo tutti. Sì, no, te li provo, rimarco più cabura. Si spacca la chiave, spacchi, occhio. Ma c'è vite grosso. Che l'aiuto meglio con la chiave che la corona. No, capito, ti fai male. Falla girare. La devi vederla qua magari. Senti che ti sta chiamando. Si è spenta anche questa. Aspetta che c'è il dente mangiato, guarda. Sì. Porco diavolo.